L'Assemblea internazionale di città slow ad Orvieto è stato un momento veramente fantastico, ricco di argomenti, di argomentazioni, di contenuti e di buone idee che si possono replicare anche all'interno delle nostre città. Orvieto ci ha accolto a braccia aperte, un applauso immediato va a tutti gli organizzatori, in particolare a Città Slow International, a Città Slow Italia, a tutti i volontari e tutte le persone che ci hanno accolto all'interno della loro città in questi meravigliosi luoghi. Come sindaco di Asolo mi sento di fare anche un applauso per i bellissimi spunti che ho preso in queste giornate. Ad Asolo ci stiamo impegnando per portare questo modo di concepire non solo il paesaggio, il territorio, ma anche le buone pratiche amministrative all'interno della vita amministrativa del nostro comune e all'interno delle varie associazioni e dei vari contesti del nostro comune. Abbiamo preso spunto da diverse iniziative di molti paesi in Italia e all'estero, abbiamo fatto nascere diverse realtà che hanno come stile di vita non solo lo slow, ma anche il rispetto del paesaggio, il rispetto del territorio, il rispetto delle nostre tradizioni, il rispetto del nostro cibo. Grazie a Città Slow e alla sua filosofia, come amministrazione abbiamo spinto nel risparmio energetico. Siamo riusciti a fare diversi interventi negli edifici pubblici per l'autogestione elettrica, l'autogestione energetica, per il risparmio economico. La prossima sfida sarà quella di coinvolgere le scuole. Da settembre inizieremo con questa nuova progettualità di far capire ai bambini cosa vuol dire essere cittadini di una città slow. Grazie a tutti voi.